Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Claudia e oggi ritorno qua eh, su YouTube dopo una lunga assenza. Um, il problema qua su YouTube per me è sempre stato trovare il format giusto per questioni di tempo, di organizzazione eccetera eccetera, quindi c'è la volontà da parte mia di continuare questo canale YouTube. Di fuggire dalla velocità degli altri social eh, e dagli agganci che devono far guardare per forza il video eh, quindi voglio portare avanti questo canale youtube dove possiamo fare delle riflessioni con più calma che impiegano anche più tempo andare a sviscerare tutte ehm, le varie parti quindi Ecco, faccio questo primo tentativo um, di questo nuovo format che sarà un po' più semplice per me da gestire e spero che piacerà anche a voi, che sarà un flusso di coscienza, quindi non ci saranno tagli, non ci saranno nemmeno uh, foto perché così potrete guardarlo anche in differita, ascoltarlo <ride> in differita, perché tanti mi chiedevano del podcast, eccetera, non riuscirei a fare anche quello però. È un video che potete ascoltare mentre cioè, magari fate altro, che insomma, non siete obbligati a stare davanti allo schermo. Se volete stare davanti allo schermo, insomma, eccomi qua. E, detto questo, iniziamo con il video perché io so già che sarà lungo eterno. Um, è un video che sicuramente creerà dei contrasti mh, tra di voi, magari anche uh, nei commenti. Ne possiamo parlare perché. Il dialogo è essenziale in queste situazioni e sarà sempre supportato da parte mia, però ci tengo a sottolineare, esprimete la vostra opinione con educazione e portando rispetto, insomma, portate rispetto alle altre persone. Nel caso ci dovessero essere commenti aggressivi, cattivi eh, o insulti nei confronti di qualcuno, io cancellerò il commento. Quindi potete dire quello che volete, la vostra opinione può essere veramente di qualsiasi tipo, ma dovete esprimerla in modo educato, altrimenti, bye bye. Detto questo, allora, l'argomento di oggi, come avrete visto già dal titolo che devo ancora decidere, ma mh, speriamo di farcela, è Alessandro Michele, o meglio, ehm, Alessandro Michele può essere, secondo me, un ottimo spunto per riflettere sulla condizione della moda oggi e in particolare sul legame tra creatività e novità. Come sappiamo ormai tutti, Alessandro Michele ha fatto il suo debutto da Valentino dopo uh, due anni di silenzio uh, dalla sua ultima collezione per Gucci e è stato accolto in maniera veramente polarizzante, cioè c'è cioè chi l'ha amato e chi l'ha odiato. Era così anche prima. Um, in particolare chi l'ha amato uh, ha apprezzato sempre il suo. Estro creativo, cioè il fatto che abbia portato qualcosa che è mancato in questi ultimi due anni, ma soprattutto ha riportato una moda più creativa e meno legata ad un prodotto. Chi invece non l'ha apprezzato mh, ha fatto diversi, mh, diverse critiche a quello che è il suo metodo progettuale il suo approccio creativo cioè la ripresa dell'archivio il vintage eccetera eccetera quindi sì ma non c'è niente di nuovo sì ma sono cose già viste riproposte pari pari dal passato e quindi faccio prima comprarlo vintage eh, è un um, dicono i prodotti presentati sono completamente distaccati dalla contemporaneità poco desiderabili e quindi appunto non sono piaciuti allora in questo video vorrei un po' analizzare tutte queste tematiche e parlare della questione perché secondo me è importante uh, la figura di alessandro michele non è così banale e non è banale soprattutto nella moda di oggi nella moda contemporanea quindi direi che possiamo andare per punti e uh, iniziare dalle critiche eh, la critica più grande che viene fatta è appunto eh, l'abbigliamento vecchio, così chiamato, quindi il fatto che lui riproponga dei capi che provengono molto spesso dagli anni 70, anni 60, anni 70, ehm, però appaiono, vengono presentati in un modo, eh, come dire, completamente decontestualizzato. Dalla contemporaneità, quindi non sono degli anni 70 adattati o rivisti, ma sono proprio pari pari. Attenzione, però, ehm, in realtà sfatiamo già la prima polemica, cioè Emma ripropone dei capi pari pari. Ecco, non è vero, non è vero perché se andiamo a vedere negli archivi non ci sono mai dei capi identici. Questo vuol dire sicuramente l'ispirazione c'è ed è anche molto forte, ma eh, c'è sempre una rielaborazione e secondo me questo aspetto, soprattutto per chi non si occupa dello stile, eh, non riesce a capire quanto in realtà è fatta bene la rielaborazione. Perché anche se apparentemente le cose che cambiano sono poche, quindi eh, scusate, controllo che stia registrando questo. <ride> sarà l'ansia di tutto il video anche se alcuni mh, dettagli possono sembrare banali quindi non lo so l'ampiezza dello scollo la forma dello scollo il taglio del punto vita l'ampiezza delle maniche alcuni dettagli le lunghezze eccetera eccetera in realtà sono molto difficili da gestire tutti insieme e soprattutto riuscendo a ricreare un'armonia tale da riconoscere quel capo come Appartenente ad un'altra epoca, vabbè, epoca forse in questo caso è sbagliato, però appartenente ad altri anni e riconoscerlo come autentico. Quindi in realtà l'operazione che fa Alessandro Michele sotto questo punto di vista a livello progettuale è molto ben riuscita. L'altro punto ehm, su cui vorrei soffermarmi è il discorso vintage. Ehm, noi in realtà, cioè questa critica al vintage, Secondo me è comprensibile, ma mh, è interessante anche capire in che contesto nasce. Cioè, siamo in un momento in cui tutti cercano il vintage. Cioè, ormai app come Vinted, come vestiere, ormai l'Hip Hop non lo usa più nessuno, i mercati dell'usato sono veramente assaliti. Cioè, il vintage è molto desiderato. E non è solo una questione... Di stile e di creatività, ma è anche una questione di materiali, di manifattura, di qualità. Quindi il fatto che Alessandro Michele ci riporti no ad una dimensione dove non solo uh, la creatività aveva qualcosa in più da dire, qualcosa in più da esprimere in molti casi sarà. Paragoniamo al presente, ma c'è anche una volontà di riproporre dei materiali, delle lavorazioni molto ricche. I suoi capi vengono criticati anche perché sono opulenti, sì, ma dall'altra parte mi sento di dire che è per quello che li paghiamo, cioè eh, non solo il quiet luxury perché ci, ci si scaglia sempre contro il quiet luxury, ma non è solo quello, cioè il molto spesso il minimalismo. Uh, o comunque la ricerca della semplicità. Non sempre, e quelli sono i casi in cui è fatto bene, ma quando è fatto male, comporta ad una, mh, ad una sintesi estrema dei capi che a livello strutturale, a livello di materiali, che li rende poveri. Bene, Alessandro Michele combatte questa cosa e ci riporta un po' alle glorie del passato, quindi la ricchezza dei materiali, delle lavorazioni sono dei capi che valgono il prezzo, cioè, vabbè, magari non sempre, perché comunque i margini, insomma, sappiamo che sono sempre molto alti, però almeno ci riporta quel sapore di, di ricchezza, di, di valore anche sotto un certo punto di vista, quindi sicuramente, secondo me, è un'operazione che in questo momento ha ancora il suo peso. Uh, altro punto è Secondo me è molto interessante di quello che fa. È il fatto che recuperi dei capi che sono appositamente fuori moda. Cioè il, il fatto anche che venga criticato perché i capi non sono attuali, il modo in cui lui riesce a riproporli. Cioè la selezione che fa perché tutti quelli che sceglie, cioè comunque la gran parte, si vede che non hanno niente a che fare con il presente. Cioè tu li guardi e dici: Sì, ma. Chi è che va in giro così? No? Eh, questa è la domanda un po' che si fanno tutti. E per me invece è molto interessante che vengano selezionati e presi in considerazione quei capi che in teoria sarebbero morti, cioè quei capi che mh, sono decontestualizzati completamente dalla quotidianità e che venga ripreso il cosiddetto fuori moda e che diventi moda. Questo è importante perché la moda ha sempre avuto, secondo me, un problema con la novità, cioè soprattutto negli ultimi anni, con l'aumento della velocità, c'è sempre bisogno di qualcosa di nuovo, di nuovo, di nuovo. Il punto qual è? Che a un certo punto le novità si esauriscono se non si dà il tempo e il modo di elaborarle. Di conseguenza, sì, noi siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, ma di fatto che cosa ci arriva di nuovo? Nulla. Da diversi anni mi sento di dire. Tra l'altro, quando ci arriva qualcosa di nuovo non lo sappiamo nemmeno apprezzare, quindi io direi che siamo veramente alla frutta. Ehm, è molto interessante questa cosa: c'è il, il modo in cui combatte contro la necessità delle novità riportando qualcosa di fuori moda, di vecchio, ma che allo stesso tempo viene valorizzato. E percepito come nuovo non nel capo in sé, ma nella scelta, cioè il fatto di combattere questa, um, questa necessità di semplificazione del prodotto, chiamiamolo Quiet Luxury, un po' come vi pare, e di portare qualcosa di creativo che sia personale e che si distacchi da tutto quello che c'è in questo momento. Uh, altra cosa che mi sento di dire proprio riguardo a questo è. Che molto spesso viene criticato perché uh, il suo stile è preponderante, cioè la critica principale che viene fatta è: uh, Sì, però dovrebbe aprirsi il suo brand perché uh, Gucci e Valentino sono la stessa cosa. <ride> no, no, uh, questa io mi sento di dire non è un'opinione. Anche se, vabbè, tutto in realtà è opinabile, però veramente questa non è un'opinione, è un dato di fatto, adesso lo spieghiamo per bene. Eh, Gucci non è uguale a Il Valentino di oggi per un motivo essenziale che è l'archivio. Alessandro Michele non si inventa nulla, nulla, eh, recupera dall'archivio. L'archivio di Gucci è molto diverso rispetto all'archivio di Valentino e si vede. Quello che trae in inganno, eh, soprattutto per chi non ha l'occhio, è lo styling, è lo styling e la decade. Quindi sì, lo styling, l'approccio è sicuramente molto simile, la tipologia magari di capo, quindi questa ricchezza, i completi, eh, le vestaglie sono degli elementi ricorrenti ehm, anche... Mh, L'idea di uh, rielaborare uh, la lingerie, la, um, le camicie da notte, sì è sicuramente appunto un approccio uh, ricorrente, ma non è la stessa cosa, cioè il Valentino di Alessandro Michele non è la stessa cosa del Gucci di Alessandro Michele. Sono molto diversi. La critica appunto che viene fatta è che il suo stile, quindi appunto come diciamo, magari lo style, comunque la scelta dei capi, sovrasta quello che è il brand mh, per cui lavora quindi molto, la critica appunto che viene fatta è emma, emma non è più valentino a suo tempo emma non è più Gucci anzi ormai Gucci si era associato un po' ad Alessandro Michele eh, infatti poi sabato de Sarno è stato criticatissimo per il cambio netto di direzione eh, però appunto mh, secondo me questo non è un male quando un brand diventa storico, soprattutto, ma quando subentra un direttore creativo, bisogna mettersi l'anima in, in pace che il fondatore non tornerà più. Non si può, è secondo me impensabile concepire l'idea che può arrivare qualcuno che rifarà le stesse cose del fondatore non si può e soprattutto quando si cerca la copia è l'inizio del disastro perché la copia rimarrà sempre una copia e trovare qualcuno che abbia uno stesso cioè uno stile simile è comunque una copia perché quell'altro l'ha fatto prima quindi secondo me come metodo è fallimentare um, io non dico che Bisogna trovare qualcuno di opposto, ma che in questi casi uh, sicuramente preferisco qualcuno con una forte personalità rispetto a qualcuno che non ce l'ha. Ovviamente l'idea, secondo me, perfetta sarebbe trovare qualcuno che riesca a bilanciare la sua personalità con l'heritage, ma perché se è un buon direttore creativo ci deve essere sempre la sua firma e ci deve essere la sua personalità. Vi dico solo che eh, a questo punto mi si era stoppato il video e io sono andata avanti a parlare per altri 20 minuti. Quindi cercherò di ripetermi. Allora, come dicevo, um, tutti i direttori creativi che appunto non hanno saputo dare la loro impronta, cioè a mettere la loro firma sono passati al dimenticatoio, cioè praticamente nessuno nessuno si ricorda di loro. E non dico appunto che bisogna necessariamente trovare qualcuno di opposto che non c'entra niente, ma la firma è sicuramente importante. È un po' come il caso di Demna da Balenciaga, se lo vogliamo polarizzare. So ehm, questo è un argomento complessissimo, che, di cui parleremo in un prossimo video perché le tematiche sono molto diverse rispetto a quelle di Alessandro Michele ma approfondiremo anche anche questa situazione però appunto mh, secondo me è fondamentale che un direttore creativo riesca ad avere la sua direzione e il suo approccio personale per non risultare una copia detto questo eh, la critica appunto di Alessandro Michele è che dovrebbe aprirsi il suo brand perché la sua firma è anche un po' troppo preponderante, cioè um, il suo stile è sicuramente uh, molto incisivo e quindi molto spesso è troppo... Um, cioè viene un po' scambiato per uh, qualcos'altro. Cioè Gucci e Valentino dicono eh ma è la stessa cosa, si vede troppo che è lui. Allora, partendo dal presupposto che secondo me Alessandro Michele non potrebbe aprirsi il suo brand perché lavora con l'archivio, quindi non so di che archivio potremmo parlare, forse il suo guardaroba, forse quello dei suoi genitori, non lo so, però sicuramente il suo lavoro secondo me è più interessante eh, mh, se lavora appunto con gli archivi, quindi io lo lascerei fare il direttore creativo. Ma detto questo... Nonostante possa non piacere il suo approccio, possa non piacere il suo lavoro, è innegabile che sia una persona che ha delle basi solide. Uh, Alessandro Michele, prima di diventare direttore creativo da Gucci nel 2015, ha lavorato 20 anni all'interno, quindi lui sa benissimo come funziona un'azienda, come funziona una, cosa di, una casa di moda. Uh, e questo non è da sottovalutare. Parleremo in un altro video di che cosa serve per essere un buon direttore creativo. Uh, quindi approfondiremo bene questo argomento ma oltre a questo è innegabile che Alessandro Michele sia una persona estremamente colta cioè ehm, il fatto che lui abbia creato la sua dimensione abbia i suoi riferimenti che sono molto specifici e abbia già deciso che cosa vuole fare e abbia appunto già ehm, preso una direzione questo non è assolutamente scontato perché in tantissimi casi vediamo Tante collezioni, ma anche immagini abbozzate, così, che, in cui si va un po' a tentoni per capire che cosa funziona e cosa non funziona e non si hanno ancora le idee chiare, soprattutto se i direttori creativi sono giovani. Uh, lui mi piace anche per il fatto, oltre che abbia già un immaginario molto solido. Che riesca a portare la moda ad un livello successivo, cioè um, io ho ancora in mente una sua collezione per Gucci che era Cosmogonie e. Tutto il ragionamento filosofico che c'era dietro era veramente molto bello, molto interessante. So che tante persone non sono d'accordo con questo: che la moda alla fine sono solo vestiti, quindi ehm, è ridicolo. A volte sento anche questa parola: è ridicolo che si, crea, che si creino tutti questi castelli quando alla fine dobbiamo solo vendere vestiti. Io non sono d'accordo. Um, a me piace quando uh, alla moda vengono date delle possibilità di essere più profonda e più tridimensionale di quello che è. Per me non si tratta solamente di vestiti, può essere, non dico una forma d'arte perché moda e arte sono molto diversi. La moda non sarà mai arte perché parliamo comunque di un'industria, um, ma sicuramente quando c'è una persona che riesce a gestire bene questi argomenti, dare una, creare dei livelli um, in più è sicuramente interessante e Alessandro Michele sa gestire molto bene queste componenti perché vengono fuori dagli abiti, rendono gli abiti più interessanti senza però. Um, rimanere un discorso vago, comunque non approfondito, perché molto spesso vengono lanciati degli input, ma poi rimangono vuoti fino a se stessi e non c'è nessun riscontro poi nella collezione e sugli abiti. Uh, mi piace anche che Alessandro Michele sia un creativo a tutto tondo. Uh, io lo. Per certi versi lo paragonerei a Karl Lagerfeld, nel senso che um, si può vedere nella sua um, prima campagna per la primavera 2025 che ha rilasciato poco tempo fa e che, i, per la quale ha presentato un fashion film. Um, io sono una grande appassionata di fashion film perché um, è veramente la, secondo me, la creazione più completa di un immaginario, dove eh, puoi creare veramente un contesto nella maniera secondo me più approfondita possibile eh, di ciò che tu vuoi portare nel brand. Um, la creazione di un fashion film comprende tutto, comprende la colonna sonora, comprende le muse di riferimento, comprende appunto gli abiti, ma anche le ambientazioni. Quindi riuscire a creare qualcosa di rilevante um, seguendo appunto il metodo del fashion film. Secondo me riesce a comunicare al meglio quelle che sono le intenzioni di un direttore creativo. La grande, secondo me, era dei fashion film, era stato con Karl Lagerfeld, in particolare con Chanel, perché ovviamente aveva il budget. Um, ma eh, sicuramente possiamo anche dire che Disney Mann porti avanti uh, comunque questo aspetto gli trovo dei fashion film un po' più sporcati perché comunque ci sono sempre all'interno le sfilate quindi per presentare la collezione quindi secondo me viene un po' alterata la narrazione rispetto a un fashion film dove proprio viene raccontata una storia e viene più mantenuto appunto l'aspetto cinematografico in questo caso con Alessandro Michele possiamo vedere che i riferimenti sono precisissimi Um, il setting è Roma, una città che è cara non solo a lui, ma che è stata cara anche per Valentino. I riferimenti a Fellini, quindi c'è sicuramente uh, un'impronta cinematografica e uno stile cinematografico di riferimento. Um, le muse scelte, l'estetica a questo decadimento che secondo me si riflette. Cioè è una trasposizione dell'idea che ha lui dell'abito, quindi come dicevo prima, qualcosa che è vecchio, che non è più di moda, quindi che decade in un, in un certo senso, ma che viene riproposto in modo tale che possa acquisire un nuovo, significa, un nuovo significa, significato, aiuto, eh, soprattutto nella contemporaneità in cui siamo. Um, quindi il suo lavoro secondo me è sempre molto preciso, sempre molto azzeccato, soprattutto va... In una direzione creativa ben precisa, non c'è mai niente di mh, buttato per aria, i suoi progetti sono sempre molto, ehm, molto pensati e appunto che riescono a dare ad una. riescono a dare una dimensione eh, più profonda alla moda che lui porta. Detto questo mi viene da ricollegarmi a una delle critiche che gli sono state fatte di più ehm, da quando. Ha debuttato anche da giornalisti, anche da giornalisti molto importanti, che hanno detto sì, Alessandro Michele ha dato sicuramente una svolta uh, alla moda del 2015, ma oggi non è più rilevante. Allora, questa, questa cosa a me disturba un pochino uh, come creativa nel senso. Um, questa, secondo me, è un'affermazione che mh, guarda magari il mercato, che guarda l'industria, che guarda le necessità che ci sono e sono assolutamente da prendere in considerazione. Non sto dicendo che un direttore creativo deve rimanere fuori dal mondo, ma non ci si può aspettare da un direttore creativo qualunque cosa. Cioè, Alessandro Michele ha un approccio, un metodo, un'estetica, un immaginario molto preciso che rimane così. Cioè, questo è Alessandro Michele, non ci si può aspettare che diventi qualcos'altro. Come non ci si può aspettare che nessuno diventi qualcos'altro? Cioè, se pensiamo ai grandi nomi, eh, non lo so, a Gianni Versace, vogliamo pensare a Miuccia Prada, vogliamo pensare a Yoji Yamamoto, mm, a Dries Van Noten, insomma, Alexander McQueen, cioè, l'impronta è quella. Non ci possiamo aspettare da Alexander McQueen, pace in anima sua, che da un giorno all'altro eh, porti una collezione minimalista, ma assolutamente no. Come non ci possiamo aspettare da Helmut Lang che ci porti, non lo so, le stampe di Dries Van Noten, cioè ognuno, ogni direttore creativo, ogni creativo ha la sua dimensione. La sua dimensione è ciò che lui vuole rielaborare e mostrare poi in passerella con gli abiti. Uh, C'è sempre uno stile di riferimento, cioè se la mettiamo su questo piano, allora anche Yoji Yamamoto sono praticamente 50 anni che fa le stesse cose, ma perché quello è Yojamamoto? Reikawakubo uguale, cioè mh, mi sento di dire che non ci si può, cioè che queste dinamiche di mercato uh, possono essere tipo costruite attorno però alla creatività di un direttore creativo quando è una persona così incisiva cioè se tu chiami alessandro michele per il tuo brand lo chiami per la creatività e per l'impatto che ha per il suo metodo eh, tutte le regole di mercato eccetera secondo me in questo caso girano un po' attorno perché quello che fa vendere cioè perché tu decidi di chiamare alessandro michele perché piace perché piace alle persone per la sua creatività, poi c'è anche a chi non piace, ok. Però vi sto dicendo che secondo me, quando parliamo di creativi, uh, le regole di mercato valgono, ma devono essere bilanciate con la sua creatività. Quindi dire, eh, ma oggi non è più rilevante, non lo so, è come. Cioè, mi sembra un discorso un po' così, perché allora, se anche prendiamo Yoji Mamoto, diciamo ma oggi il lavoro di Yojamoto è ancora rilevante, che è uguale a 50 anni fa. Certo, quando sicuramente ha debuttato, l'impatto è stato infinitamente maggiore rispetto ad oggi, cioè ha veramente cambiato. È stato uno di quelli che ha cambiato drasticamente l'industria della moda. Come Alessandro Michele, quando ha debuttato nel 2015, sicuramente ha portato un cambiamento. Ovvio che il cambiamento lo porti una volta perché non... cioè sì, ti, sicuramente ci si può eh, ripensare e eh, riproporre, riadattare, ma non si avrà mai un altro sconvolgimento, cioè mh, la capacità certo di un direttore creativo come di eh, un, qualsiasi fashion designer è appunto riuscire a reinventarsi per Portare eh, sempre un qualcosa in più, e forse è anche quello che deve fare Alessandro Michele in questo momento: nel senso che nel 2015 il suo focus era certamente di più, secondo me, il discorso eh, dell'abbigliamento senza genere. Quindi lui ha portato questo abbigliamento molto femminile anche per il menswear, che ha portato un po' a un livellamento, a un livellamento tra i due guardaroba. Che in quegli anni era molto sentito um, e che sicuramente ha portato anche um, molti fan perché poi lui è sempre stato anche molto impegnato in cause sociali, anche a volte politiche. Uh, oggi, secondo me, il suo focus sarà di più fatta questa cosa, dato per assoluto questa cosa. Il cambiamento che lui può portare è marcare di più il discorso di una moda. Eh, più lenta, che si ripensa e si rielabora fuori da quelle che sono tutte le dinamiche eh, di, di novità, di proporre qualcosa di nuovo in tempi stretti. Infatti, lui, eh, se ci pensate, ha ridotto il calendario. Infatti, collezioni uomo e donna vengono presentate insieme e due volte l'anno, la couture una volta all'anno. Quindi sicuramente ha settato anche dei ritmi diversi per permettere alla creatività di esprimersi al meglio senza essere eccessivamente vincolata dalle tempistiche che già comunque ci sono, rimangono e sono strette. Ehm, questo è quello che penso, stavo riguardando se per caso mi fossi mh, persa qualcosa, ehm, sto anche pensando al video precedente che non, non ha registrato, ehm, se per caso... Mm, avessi portato degli altri argomenti, mi sembra di no. Casomai li lascerò qui nei commenti. Fatemi sapere assolutamente la vostra opinione ehm, su tutto questo. Quindi che cosa ne pensate di Alessandro Michele, se vi piace, se non vi piace, cosa non vi piace, cioè vorrei che ci fosse un, un dialogo e non fossi io sola qua a parlare e a dire le mie idee, perché secondo me gli scambi di opinione sono sempre molto utili per capire anche quando non si è d'accordo. Non dico che tutti dobbiamo essere d'accordo, ma è bello anche cercare di capire l'altro. Per dire, ok, io non sono d'accordo, però capisco il tuo punto di vista. Detto questo, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto perché sicuramente penso che siamo tipo a mezz'ora di video. <ride> un video molto intenso come primo. E... Ci vediamo presto. Mi impegnerò a fare questo format che magari per me sarà un po' più facile da gestire. Eh, tra i prossimi video, sicuramente ci sarà Balenciaga con la sua nuova uh, collezione in generale vorrei fare comunque un video dedicato a Demna come direttore creativo che cosa serve per essere un buon direttore creativo e degli esempi di direttori creativi che secondo me hanno fatto un buon lavoro sicuramente l'opzione per un altro video fatemi sapere voi se avete delle richieste specifiche un altro video che potrebbe starci è uh, l'assenza della cancellazione della critica nella moda e mh, tutto questa, questo appiattimento anche a livello, di, a livello giornalistico, sarebbe un'altra cosa interessante di cui parlare, anche con il caso di Lias, se l'avete seguito. Detto questo, vi mando un grande bacio, vi ringrazio ancora per essere arrivati a questo punto, e ci vediamo al prossimo video.